Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio del Pack Opening insieme agli starter. Ragazzi, potete salutare. Ehi! Ciao allenatori! Ebbene sì, siamo tornati con 7, e dico 7 pacchetti di leggende iridescenti. Wow. Amici miei, quando vedrete questo episodio sul canale di Dlarz, ne sarà uscito già un altro. Quindi yes, se ve lo siete perso, recuperatelo. Ma esatto, noi prima di iniziare, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto ricordare ai fratelli di lasciare un bel pollicione all'insù. Ma perché? Mi raccomando, like, raga. Esatto. Ma perché in ogni mio video parlate con sta flemma? Perché? Va bene, vabbè, aspetta. Dovete lasciare un mi piace, avete capito? No! Ecco, così sembrava proprio una televendita, ma va bene, uguale. Ok, ragazzi, io direi di iniziare subito, eh. Yes, però, c'è una premessa da fare, perché in questa espansione ci sono le carte iridescenti. Ok. Che, diciamo, come valore valgono, diciamo, quasi come le GX normali. Quindi direi che il punteggio rimane il solito, ovvero GX normale 1 punto, Ultra Full Art 2, Hyper 3 e fuori serie 4, la iridescente vale sempre 1. Vi va bene? Come una... Ma io direi che chi trova la fuori serie vince tutto, perché io ho aperto 40 box e su 40 box ne ho trovata solo una di fuori serie. Ma scusate una cosa, quindi... la fuori serie di leggende iridescenti, quale sarebbe? Il Mewtwo dentro la capsula? Sì. Il Mewtwo incapsulato. Non lo so se ce ne sia solo una o no, ce n'è solo una. Solo una. Va bene. Io sto già aprendo, ragazzi. Io probabilmente la proverò in due bustine, ma ok. Chi trova quella vince, raga. Io ve lo dico. Chi trova vince a prescindere, perché è troppo rara. Basta. Prendo il primo. Tra l'altro, raga, in 400 pacchetti solo una l'ho trovata di quella, eh. Cioè, vabbè, zio, è rara. Comunque, comunque i codici non ve li mostriamo, perché faremo un pack opening online sul canale di Fede. Wow, allora, mamma mia, proprio tripletta di video. Yes. Tripletta. Allora, il trick era 3, poi Era 4 e poi la quinta dietro. Sì, la quinta dietro o ok. Bene, perfetto. E io sono già pronto? Anch'io. Pikachu. Vai. Andiamo, volto. Pikachu, Totodile. Ekans. Raga, ho trovato degli starter qui. Perfetto, anch'io, Litten. Bulbasaur. Zoroa. Crocodile. Virizion. Eternatus. Figo. Iniettore danni. Linea. Scambio. Oh! E si parte subito! Volcanion iridescente! Punto per Dlarz! Che culo! Mirko, ma noi siamo proprio sfighi. Cioè, ma veramente, cioè, noi facciamo proprio schifo, Fede! Cioè, ma io non ho trovato un Reshiram a Molo, vale qualcosa! E io ho trovato un'Ivelta all'Olo! Sì, cioè, si trovano sempre i leggendari Olo alla fine. E quindi, Mirko, non valgono niente le Olo, cioè facciamo schifo proprio. No, cioè, ma è assurdo. Cioè, io spero che, come nello scorso episodio, riesco a trovare qualcosa, perché sennò veramente, raga, sbraco. Vabbè, raga, ma sono stato sfigato, perché Volcanion iridescente l'ho già trovato. Ce ne ho due adesso. Si lamenta. Allora, raga, sul col fatto che si lamenta anche, capito? No, si è lamentato. Questo significa che adesso le carte gli volteranno le spalle. No. Quindi, in questo episodio non troverà più nulla. Vabbè, ma se tanto voi non trovate mai niente, io ho fatto un punto, vinco 1-0 e vado. Oh, raga, allora no, aspetta, vedo brillare, eh. Io oddio, vedo brillare. Vabbè, raga, eccola, eccola, ho trovato la GX. La mia brilla, la mia brilla. Tra l'altro, chi sta guardando la mia facecam vedrà che su questo lato sono un po' più scuro, perché fuori sono le 3 ed è già notte. Boh, vabbè. Perfetto. Sì, è buio qua già. Sì, eh. Io allora, sono pronto col secondo pacchetto, vai, già aperto. Golett. Ivysaur. Energia. Purloan. Aleva Pokémon. Plus. Zamfisk. Minun. Predator. Upa. Oh. Ragazzi, questo Upa molto molto utile, tra l'altro. Questo potrebbe essere il pacchetto della vita. Vai, vediamo. Energia. Liepard. A me manca l'ultima. Electrode. Niente. Niente, Upaolo. Niente. Pure io Upaolo. Vai. Ragazzi, Upaolo, io vi presento la mia prima GX. Raichu! Olè! Raichu, che sono 18! Vabbè, sì, è vero, in effetti, insieme a Zoroark, però è un punto, quindi siamo 1-1-0. Vai, cosa? Scusa, attenzione! Non ho capito, scusate, perché vi siete dati un punto?
Io ho trovato l'iridescente. Ah, ok. Quindi, vabbè, Raichu. Ma è buona, è bellissima, tra l'altro. Vabbè, è una GX. Ne abbiamo trovate circa una sessantina. Vabbè, Fede, ma nella tua sessantina, in questi sette pacchetti, vuoi trovare qualcosa? Ragazzi! Io ti dico che quando ho aperto, comunque non trovavo niente, quindi... ma la leggenda iridescente è un po' tirchia. Oh, comunque, l'eterno sconfitto al momento rimane Fedric. Vediamo sull'online. Magari va un po' meglio. Ok, allora, Buizel io ho come prima carta, io però devo togliere il codice. Non vedo brillare. Allora, 4 e una dietro. Ok. Energia, visto brillare. In questa doppia Buizel. Questo spacchettamento. Cambio. Torrak, ragazzi, ricordatevi di restare sempre al centro dell'inquadratura, sennò poi mi fate impazzire. Quillfish. Energia Holo. Ekans. Buono. Energia, ragazzi, bene. Ho trovato Reshiramolo sul fondo, quindi Marshadow ancora niente. Holo io, Marshadow. Va bene, Liepard, io dietro ho semplicemente un Manaphy. Ok. Vabbè, raga, dai, in 15 pacchetti che abbiamo in questo video 7, riuscirò a prenderne almeno una, no? Speriamo. In questo video sono 7, in quello di Dani saranno 8. Appunto, magari qualcosa trovo, no? Oh, brilla di nuovo qui! Attenzione, perché il Tuberanza potrebbe superare Lars. Federic invece no, non supera nessuno mai. Tranquillo. Povero, niente, la mia raga non ruvida. Raga, Fede mi fa tenerezza, cazzarola. Sì, raga, ma non è possibile. Mi mandano i pacchetti sfigati, mi mandano. Grande, giusto così. Allora, Torracat, Totodile, Buizel, Pikachu, Bulbasaur, Croconaw Holo, Energia Acqua, Liepard. Io sono all'energia doppia, che è la mia ultima carta. Voi? Raikou Holo. Bene. Buono. Niente. Io invece ho Upa Holo di nuovo. Mamma ragazzi, mia. Che cosa vi avevo detto? Che le carte avrebbero voltato le spalle a Blaz. Adesso vi presento. Mi fai ancora parlare. Tre bustine, ora vediamo. Va bene, allora io vi presento la mia nuova GX. Oh no, scusa, aspetta, era l'altra. Ma che veramente? Che succede? Ho trovato un altro Raichu GX. Te l'ho detto che Piero se ne trovano 400. Zio, ho trovato un altro Raichu GX. Zio, è così. Si trovano solo Raichu GX in questa espansione. Ma nella bustina che abbiamo appena aperto, e che aspettavi a dirlo? Quindi sei a 2. Sono a 2, sì. Ma no. Vai, raga, poi io trovo il Mewtwo e vi supero. Sì, ma ho trovato un'altra volta Raichu. Te l'ho detto che si trova solo Raichu. Che devo fare, raga? Se trovi Zoro, anche se... Raga! Sento ruvido, ma tipo ruvido come Mewtwo, tutto ai bordi anche. Oddio, vabbè. Qua va a finire che lo perdo. Vedi. No! No, ma stiamo... Vai, iniziamo a scorrere. Vai, no, scorre. No, raga. Purloin. No, gravissimo. Zoro. Vai. Golett. Larvesta. Totodile. Energia. Fede, io spero per te che sia veramente qualcosa di serio, perché sennò fai una figuraccia. Mamma mia. Incineroar. E come ultima carta ho trovato Upa Holo. Vabbè. Io un Arceus iridescente. Ah, era quel ruvido. Quindi siamo 2-1-1, tocca a me. Ok. Sì! Mewtwo GX Ultra Full Art! No! Madonna mia, sculo, Dlarz! Che culo! No, che boom! Ma veramente? Raga, Ultra Full Art, 2 punti per me, sono a 3, supero Tuberanza! Ma quello fuori serie! Non è fuori serie, mi sa. Ah, Mona, vai! Non è fuori serie. Vai, Mona, zio, ha fatto... No, è 72 su 73, la penultima carta. Sì. È quello là full art o hyper? Full art? No, full art normale, 2 punti. Okay. Quindi Dani 3, Tuberanza 2, io 1. Mamma mia, attenzione Mirko, chi è che mi do a voltare le spalle? Va bene, zio, va bene così. Vai. Sculo Dlarz, mamma mia. Allora, tolgo il codice. Tra l'altro io non ho trovato ancora... Ho sentito ruvido! Sfida combattuta fino alla fine! Ho sentito ruvido! Ragazzi, questo è il pack opening della vita! Madonna. Della vita! Ho sentito ruvido, non so chi è, perché vi giuro che se è il Mewtwo incapsulato, cosa che non dovrebbe essere, io vi giuro spacco le luci e spacco pure i lampadari! Vai! Zorua! Vai. Energia! Pulse! Bulbasaur! Ivysaur! Stunfisk! Arbesta! Energia doppia. Scambio. Ok. Sono all'ultima.
Malafiolo. Ragazzi, è una semplice full art hyper, ok? Ah! Semplice, hai detto poco. E io ho trovato Genesect iridescente! Vabbè. Mamma mia, 4 punti! Va bene. Ma che buccia di culo! Vabbè, dai, sono a 4, vai punti. Mirko, tu sei a 2, vediamo se ce la fai. No, a 2, io sono a 2, ma in teoria con questa, che dovrebbe valere 3 punti, ti vado sopra. E chi è? Oh, alleva Pokémon! Una trainer full art! E vale 2 punti! No, zio, questa è comunque una full art, questa vale 3. No, non zio, vale pure due. La mia era full art, vale 2, abbiamo detto. Vale 2 la quindi full art, quindi vale 2 questa? Vale 3. Sì, siamo pari, è certo, Hyper vale 3. Siamo pari, quindi si decide tutto con l'ultimo pacchetto. O potrebbe deciderla Federico con 4 punti finali. Sì, potrebbe, o forse con no. Con il Mewtwo incapsulato vincerebbe Federic. Vabbè, sì, raga. No, raga, che bomba comunque oggi. Genesect iridescente non ce l'avevo, Mewtwo non ce l'avevo, a parte il Volcanion, mamma mia, belle bustine. Non ho sentito brillare, non ho sentito neanche ruvido, quindi penso che questa volta devo concedere, forse. Vediamo un po'. Non lo so. Pulse, Torracat, Totodile. Vabbè, le saltiamo. Pikachu, energia curva tu. No, energia curva tu, sì. Energia acciaio. Vai così, super recupero. No, ragazzi, Spiritomb e io Palchiolo. Shaymin Olo. E io Palchiolo. Mamma mia, finisce in parità. Ragazzi, aver pareggiato contro Dlarz per me è comunque una vittoria. Ma ancora una volta, con un nuovo pack opening, l'unico vero sconfitto è sempre lui. Però è riuscito a trovare qualcosa, quindi io un applauso per lui, lo farei. Anche uso a trovare, raga, il dio dei Pokémon, cioè vuoi mettere? Sì. Beh, che è inevitabile, cioè è pazzesco. Guardate che bellezza, Wow, io comunque, non mi lamento, perché comunque qualcosina di buono l'ho trovato. Io vorrei dire comunque un bel Arceus che non esce in formato X, GX non è mai uscito, quindi adesso... L'ultima volta che ho visto un Arceus figo è a livello X, quindi adesso... Sì, vabbè, Fede, magari se vuoi puoi anche arrampicarti sugli specchi, Allora, io vorrei lanciare l'hashtag Pray for Federic, praticamente. Pray for Federic. Sì, perché non è possibile che a me mi mandano i pacchetti sfigati. Ok. Ecco. È vero, ragazzi, cioè, questa è una battaglia che noi stiamo portando avanti insieme all'Ollus di Milano, di Magenta, contro appunto l'ingiustizia verso Federic. Non è giusto, raga, non è giusto. Quindi, cioè, ragazzi, hashtag Pray for Federic in descrizione se volete effettuare una donazione per acquistare altri pack per Federic. Dei pack funzionanti. Vabbè, mi rifaccio nel video di Dlarz. Vedremo per vedere se si è rifatto. Brindo al prossimo pack opening. Yes. Ok, allora, ragazzi, io vi do l'appuntamento con il prossimo video. Sempre e solo qui su Tuberanza, chissà, magari con gli starter. Yes. Ciao! Accendino, mo'.